guardando un elemento della prima lettura che è l'Apocalisse, Giovanni ha la visione, e vede un numero, no? Sono i 144.000, e poi dopo di questo una moltitudine immensa, non si poteva contare, di ogni nazione, tipo popolo, lingua, no? Tutti questi stavano in piedi davanti al trono e all'agnello, avvolti in vesti candide. E a un certo punto lui dice: ma chi sono questi? Giovanni non riconosce, dice, chi sono questa gente, da dove vengono? E noi potremmo pensare, no, subito, perché sappiamo, sono i santi che sono saliti in cielo. Ma perché Giovanni non riconosce questi esseri come provenienti dalla terra? E hanno una veste candida, splendente, e non li riconosce perché sono stati uomini, sono state persone umane sulla terra, come noi, ma non sono più riconoscibili perché hanno un aspetto trasfigurato. Sono loro, ma non sono più loro. Il loro corpo non è più come il nostro, nel senso che è di luce, trasfigurato, hanno questa veste, sono segnati dal cielo e soprattutto sono in questa dimensione di eternità, di luce, di splendore, di gloria, di potenza, dove non c'è spazio per il male, il nemico, le ombre, niente di tutto questo. Non li riconosce perché erano uomini come noi e hanno raggiunto l'obiettivo che Dio Padre ha dato per ciascuno di noi, che è una crescita sulla terra per diventare esseri angelici, esseri di luce, esseri che vivono nell'eternità. La chiamata dunque nostra è quella alla santità, e in una parola la santità è diventare come questi che Giovanni ha visto nella sua visione raccontata nell'Apocalisse, questo libro dove lui descrive questa visione delle cose che ancora devono avvenire. Infatti devono ancora avvenire, perché una moltitudine immensa di nazioni, lingue, popoli, lingue diverse, no? Tutti quanti là insieme radunati, ancora non si è vista, e soprattutto non vediamo qui sulla terra. Così pure anche noi non vediamo qui sulla terra quella che è la gloria dello Spirito, che è già in noi, ma è invisibile all'occhio umano, ma è visibile con gli occhi della fede. Infatti i segnati, quelli che sono i chiamati e predestinati dunque a quella che è questa gloria di luce, siamo noi, ma lo siamo portando questo segno invisibile, direbbe San Paolo. La nostra vita gloriosa è nascosta in Cristo e si rivelerà solo alla fine. Ciò, quello che noi siamo veramente, realmente, nella profondità, quello che rimane, rimane come nascosta dalla nostra vita. E quindi non è, guardate bene, solo la corporeità, ma è anche il tipo di vita che facciamo e la sorte che abbiamo. Nei destini, nelle sorti di quelle che noi con gli occhi umani o del mondo giudichiamo disprezzati, dei perdenti, dei perseguitati, dei poveri che non contano nulla, che non hanno neanche un nome, il nome, no? Mondano, il nome che tutti conoscono perché quella persona è ben presentata in alto, qui sulla terra. Ebbene, noi siamo costoro che nascondono col nostro genere di vita, con quello che noi siamo qui sulla terra, nascondono e coprono quel segno, quel Tao, con il quale siamo stati segnati per un destino di santità, di angelicità, potremmo dire. E in questo senso, quando si leggono e si rileggono le beatitudini, troveremo sicuramente anche il nostro posto, no, fra questi beati. E beati perché il vostro nome è scritto nei cieli. Beati coloro piuttosto che ascoltano e mettono in pratica la mia parola.
oppure agli apostoli e discepoli che fanno esorcismi, che si rallegrano per questo, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel Regno dei Cieli. Questa è la beatitudine. La beatitudine dunque ora è la fede e la certezza di fede che noi abbiamo di questa chiamata universale, di questa chiamata all'eternità, di questa chiamata alla salvezza che è dentro di noi e che ora deve passare attraverso questa prova. Dunque la beatitudine di poi è segnata qui sulla terra dagli occhi che non vedono con lo spirito, da quelli è segnata dalle cose più tristi, perché i poveri nello spirito, quelli che sono nel pianto, i miti che sono quelli che non contano niente nel mondo, no? Quelli che hanno fame e sete di giustizia sono quelli che ricevono continuamente ingiustizie o grandi torti e non ricevono nessun tipo di giustizia qui sulla terra. Quanti prepotenti e quante vittime, no? E così misericordiosi, che sono quelli che perdonano sempre, anche se sembra essere dei perdenti, perché noi perdoniamo, come dire, lasciamo passare così, con un buon gesto, i torti e le cose che fanno contro di noi, senza nessuna pretesa di rivalsa. Gli operatori di pace, parlare di operatori di pace adesso, in un mondo dove tutti vogliono, sembrano volere la guerra, sembra quasi inevitabile, no? Ma gli operatori di pace sono chiamati figli di Dio, perché siamo figli di Dio della pace, e la pace è Dio stesso, non è semplicemente l'accordo fra le nazioni, è la pace profonda nel cuore, dello spirito, che ben dispone a tutto e sa guardare tutto con gli occhi di Dio. E poi questi che sono perseguitati perché credono, vengono insultati, derisi, i nostri ragazzi vengono derisi nelle piazze, a scuola, semplicemente perché vengono in chiesa. Così vengono marchiati e non hanno più il coraggio di venire in chiesa. E poi anche gli adulti, che vengono marginalizzati, vengono collocati sempre nei posti, no? Dove non conta nulla. Non viene mai dichiarato, ma è per la fede in Cristo. Mentendo diranno una sorta di male contro di voi, la calunnia, perché bisogna mandare su cui i credenti un fiume di fango, ma è scritto nell'Apocalisse, no? Che il drago vomita un fiume di fango, che è la menzogna, la calunnia e tutto quello che sporca nella nostra vita qua, su coloro che sono credenti, che seguono Dio. Ma dice a tutti noi, dunque, rallegrati ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Un posto nei cieli molto in alto, quanto più sarete perseguitati e avrete sofferto a causa del mio nome. Non ci sarà posto nei cieli per i persecutori, per i denigratori, per i calunniatori, per gli ipocriti, no? Per i perversi, per tutti costoro che sono disonesti nella vita. Non c'è, non erediteranno il Regno dei Cieli, lo dice l'Apocalisse, lo dice San Paolo. Non c'è posto per tutti così come siamo. C'è posto per tutti se ci lasciamo cambiare, trasfigurare. E l'immagine molto bella, che noi usiamo anche quando facciamo il battesimo, la prima comunione, questa veste candida che viene lavata, in terra non si potrebbe mai fare, viene lavata con il sangue dell'agnello, che vuol dire ciò che noi siamo di impuro ma cerchiamo Dio, ciò che noi siamo di impuro ma poiché cerchiamo Dio, viene cancellato, cambiato, trasfigurato e reso simile a Cristo risorto per mezzo del sangue dell'agnello, cioè il sangue versato sulla croce che poi noi riceviamo nella forma dell'Eucaristia. Noi dunque siamo beati con gli occhi della fede, non con gli occhi del mondo. Siamo beati perché dentro di noi è fissa questa fede e questa volontà di rimanere fedele al Signore in un mondo che è buio, è sporco, è corrotto, è depravato. Noi dobbiamo brillare come astri del cielo di quella luce che non è nostra ma è proprio la luce divina. Camminiamo con i santi perché loro sono in comunione con noi, hanno già fatto questo percorso e sono uniti a noi in un modo, con la carità, in un modo che noi neanche possiamo immaginare. E ci sono vicinissimi, ci aiutano, ci scampano tante cose, ci indirizzano al bene, ci danno i buoni
perché sono servitori dello Spirito di Dio e noi siamo parte di loro, anche se una parte di noi ancora deve lottare, deve essere purificata, ma siamo parte della Chiesa trionfante. C'è un passaggio nella liturgia della Messa dove dice: non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Tutte le volte che lo recito mi chiedo: ma qual è questa Chiesa? Questa Chiesa è quella trionfante, è quella fede che ha vinto il mondo e alla quale noi siamo connessi e per la quale noi saremo tutti quanti tirati su e ci ritroveremo insieme a tutti coloro che hanno creduto e hanno vinto nel vincitore che è Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.